Salve ragazzi, un nuovo video per annunciarvi una nuova iniziativa. E domani 3, domenica alle ore 17, abbiamo proposto una nuova iniziativa che è appunto un esame di, ironicamente ho scritto abilitazione all'esercizio pubblica a professione di atleta sportivo, ma più che altro è un esame per testare la vostra preparazione, la vostra competenza in ambito bettistico e specialmente in ambito betting exchange. Quindi non è ovviamente una iscrizione a un albo, eccetera, ma è senz'altro un modo per misurare appunto la vostra preparazione. Potreste dire di essere professionisti in questo ambito se ovviamente siete in grado di superare questo esame. Io non sono nessuno per poter decretare se uno è preparato o meno, ma senz'altro per l'esperienza che ho acquisito nei vari anni mi ritengo in grado di poter dare un giudizio obiettivo appunto sulla preparazione di ognuno di voi. Quindi chi ha il piacere di sostenere questa mini prova non deve far altro che collegarsi al programma Socrative, poi lo andiamo a vedere in dettaglio, e digitare la stanza dell'esame e iniziare nei 20 minuti a disposizione a rispondere alle varie domande. Occorre una certa puntualità perché ovviamente i 20 minuti partiranno dalle ore 17 di domani, domenica 3 gennaio. Quindi chi ovviamente arriva in ritardo non è in grado di sostenere le varie risposte o almeno il resoconto finale, quindi il punteggio finale, te racconto appunto che non avete risposto a tutte le domande. Poi il software non può sapere se voi siete perplessi davanti a una domanda o siete semplicemente arrivati dopo e siete in grado di con minor tempo rispondere a tutte le domande. Quindi è una cosa carina, è un tentativo appunto di passare 20 minuti nel riflettere appunto nella propria preparazione e eventualmente dell'idea di poter continuare i propri studi, continuare e perfezionare la propria preparazione. Allora, in dettaglio, come vi dicevo, dovete collegarvi con la piattaforma di Socrative. Andate sul sito www.socrative.com vi comparirà questa pagina di iscrizione. Potete anche fare il login senza averne anche cioè non occorre lasciare i vari dati e lasciare la propria, non fare la propria iscrizione, quindi potete tranquillamente fare l'iscrizione ovviamente da studente. La chat room è MaxAzzard5. Una volta che siete dentro, inserite ovviamente il vostro nome, altrimenti non sono in grado di quantificare risposte per chi volesse eventualmente un punteggio oppure sapere dove ha sbagliato le risposte alle domande che ovviamente fanno parte di tutte le richieste, le domande appunto del questionario. Qui ovviamente scrivete il vostro nome e cognome o se volete il vostro account Facebook, quindi diventa più semplice poi rintracciarvi. E domani vi comparirà l'elenco delle varie domande. Questo era un esempio, sì, su un altro questionario precedente. Comunque qui troverete le varie domande
e le possibili risposte sono 4 o 5 possibilità di risposte, uno in base a quello che trova può rispondere senza, tra le opzioni ovviamente presenti, quindi è anche semplice, c'è anche un aiuto perché tra le risposte elencate c'è la risposta corretta. È fattibile anche dal cellulare, vi consiglio di farlo da computer perché qualche grafico presente si vede molto meglio al computer piuttosto che al cellulare, quindi ritengo che per superare appunto l'esame sia ottimale questo tipo di soluzione, appunto la possibilità di farlo attraverso il computer. Vi rinnovo l'indirizzo che, ripeto, è socrative.com. Qui trovate la risposta alla stanza di Manuel Max Azzard 5 all'indirizzo socrative. Potete rispondere appunto con il questionario. E sarà mia cura, ovviamente è aperto a tutti, anche a chi non è iscritto al gruppo di Facebook. Tutti possono ovviamente inviarlo e se avete curiosità di sapere il grado della vostra prenotazione potete contattarmi successivamente per sapere com'è andato e vi risponderò ovviamente più che volentieri. Questo ovviamente è anche un invito a tutti quelli che sono solo sul canale YouTube. L'invito ovviamente è a iscrivervi al canale Facebook Sei un trader sportivo se, in modo che potete partecipare a tutte le iniziative. Ma se siete presenti solo sul canale YouTube, appunto è un invito a utilizzare la piattaforma e a misurarvi appunto misurare il vostro grado di preparazione in questo comune hobby che abbiamo tutti quanti. E ritengo che è tutto, vi rinnovo ancora l'invito per domani 3 gennaio alle ore 17. Piattaforma Socrative. Grazie, ciao ragazzi.